possa iniziare con la presentazione. Potete avanzare tranquillamente, così quando entrano altre persone trovano lo spazio. Buonasera a tutti e benvenuti qua una volta a Spazio Arte. Questa sera inauguriamo con molto piacere la mostra antologica di Sandro Rifoni, un artista pavese che ha avuto un percorso sia personale sia artistico veramente singolare, che lo ha tenuto profondamente legato alla sua città di origine, dove ha vissuto e dove ha lavorato, ma che lo ha portato anche a compiere diversi viaggi in Europa, permettendogli di entrare in contatto con le principali correnti artistiche del Novecento, soprattutto di entrare in contatto con grandi personaggi come Picasso, come Matisse, come Léger, dove ha potuto imparare tantissimo e, come ci illustrerà poi il professor Piccini, ha saputo assorbire moltissimo da queste esperienze. Come potete capire, per Gralla Spazio Arte questo progetto è stato veramente ambizioso e ci ha fatto molto piacere poterlo realizzare con l'aiuto di tante persone. In primo luogo sicuramente con l'aiuto di Carlo Migliorini e di Paola Casati, che sono i referenti ufficiali di Rifoni e che ci hanno permesso quindi di poter esporre queste opere, ma soprattutto per l'aiuto molto importante che ci ha dato General Computer, che ci ha permesso proprio materialmente di realizzare questo percorso espositivo. E soprattutto General Computer ha creduto in Grale nel progetto Rifoni che noi abbiamo presentato, quindi volevamo ringraziarli personalmente, speriamo di poterlo fare arrivano più tardi, arriveranno. Lo rifacciamo alla fine, ma perdonateci se ci ripeteremo, ma veramente il fatto che un'azienda abbia voluto credere in noi, abbia mostrato sensibilità per l'arte e per il personaggio Rifoni, è stato veramente il raggiungimento di un obiettivo molto importante per noi. E prima di passare la parola a Emanuele Piccini, che ci racconterà invece di questo singolare, come dicevo prima, percorso e evoluzione artistica di Rifoni artista, mi perdonerete, ma io vorrei dedicare un pensiero a un altro artista pavese che è mancato questa settimana, che è Franco Fraschini, che è un nostro artista che molti di voi conoscevano e che sicuramente molti di voi hanno incontrato proprio qui al Graal non più di pochi giorni fa. Ha esposto moltissime opere da noi e quindi credo, a nome di tutti, io lo vorrei proprio salutare, augurare un buon viaggio. Un applauso. Quando percorrerete sia nel dettaglio la sala superiore sia la sala inferiore, vi accorgerete di un artista che si offre in modi molto diversi, con soggetti estremamente diversi, con tecniche estremamente diverse, proprio con un'ispirazione che a volte potrebbe farci pensare che siano più artisti in uno, più figure dentro le stesse mani. E questo è un aspetto veramente interessante. Rifoni si avvicina all'arte sicuramente guidato da un istinto, da una passione prima di tutto, cui poi si lega un discorso di approfondimento, di tecnica. Sempre molto, molto bello pensare appunto a questo personaggio che lascia Pavia e in modo decisamente avventuroso va a Parigi e qui si avvicina ad alcuni artisti che a loro volta erano stati allievi di Matisse e che quindi gli insegnano l'arte della pittura, ma in qualche modo diventando anelli di congiunzione con la grande
tradizione di inizio secolo, con i grandi maestri delle avanguardie di inizio secolo. Possiamo immaginarci la Parigi degli anni 50 come una città ovviamente viva e ricchissima di stimoli, dove si crea l'arte nuova, dove si producono le cose più interessanti. E lì Rigoni apprende, conosce, ma non solo Parigi, anche per esempio il Marocco, altre mete, la Francia meridionale, diventano i primi spazi lontani da Pavia nei quali questo personaggio si forma e cresce. Allora è proprio interessante vedere i luoghi di Rigoni. Da una parte Pavia, che torna in alcune immagini, le vedete qui, le vedrete al piano inferiore, una città interpretata e rappresentata in modo molto diverso rispetto a quello che altri artisti negli stessi anni e anche dopo fanno. Non troviamo la Pavia diciamo di sapore impressionista o post-impressionista, che pure in molti casi ha offerto dipinti veramente di rilievo, ma una Pavia reinterpretata a volte in termini astratti, quindi giocata sulle forme che la città offre. La visione di Pavia che nasce guardando alcune rappresentazioni della città, reinterpretata attraverso dei filtri cromatici molto forti, molto intensi, estremamente legati quindi a degli aspetti emozionali dell'artista stesso. Oppure altre volte la città compare in piccolissimi tratti, compare quasi giocata con dei richiami molto forti alla pittura di Cézanne. La forma e il colore sono tutt'uno, le forme sono dotate di specifici colori e come tale la forma si sviluppa attraverso dei colori, non è un elemento svincolato dall'altro. Quindi la città di Pavia è per Rigoni forse proprio prima di tutto una fonte di ispirazione profonda, che viene elaborata attraverso tecniche molto particolari. Anche il discorso delle tecniche in questo caso è davvero molto affascinante. Rigoni, vi dicevo, conosce sicuramente l'avanguardia, non nel senso magari letterale, ma nel senso proprio di ciò che di più nuovo si produce in Europa negli anni 50, negli anni 60 e negli anni 70, sempre molto attento e capace, con grandissima abilità, a restare in contatto con quanto di più recente esiste, non solo a Parigi, ma poi per esempio ad Albissola, con la grande scuola di ceramica che nella cittadina ligure si sviluppa. La ceramica è una tecnica non soltanto molto antica, estremamente nobile, ma è una tecnica che nella seconda metà del Novecento vede attivi artisti molto diversi, da Picasso oppure Gioconti in Italia. Ci sono molti personaggi che si avvicinano a questa tecnica e che la elaborano con grandissima varietà. Anche in questo caso Rigoni affronta la tecnica della ceramica in modo molto personale. Nelle ceramiche anche che vedete qui si passa dall'astrazione all'informale, quindi all'uso del segno grafico in maniera a volte decorativa, proprio quasi come se il segno grafico potesse togliere peso, togliere massa alla materia della ceramica e ricreare una leggerezza estremamente vivace, estremamente ricca. D'altra parte però abbiamo un Rigoni che conosce e fa sue delle tecniche molto particolari, molto antiche, come l'incausto per esempio, ne vediamo qua, ne vedete giù. L'incausto è una tecnica addirittura documentata in età antica, in età classica, soprattutto su superfici murarie. È una tecnica che utilizza giotto, è una tecnica che prevede di lavorare il colore con la cera e quindi di generare degli effetti di lucentezza e di omogeneità proprio della tessitura pittorica veramente, veramente notevole. È una tecnica estremamente difficile che pone anche tra l'altro grossi problemi conservativi nel momento in cui viene applicata ai supporti mobili come in questo caso, ma è una tecnica nella quale appunto Rigoni sperimenta in questo caso la forma astratta di solito, quindi la cera, che è una sostanza estremamente adatta ad essere a offrirsi alla luce, diventa con il colore un modo per creare superfici brillanti anche quando sono colori molto scuri come in questo caso, o superfici delicatissime magari nei passaggi tra i bianchi, gli ocra, i cipria, dei rosa molto delicati, quindi con aspetti emozionali decisamente molto, molto diversi. E ancora veramente un Rigoni assolutamente eclettico,
si dedica con risultati, a parer mio, straordinari alla grafica. La vedrete nell'ultima parte dell'esposizione. La grafica è a volte calcografia, a volte addirittura è la tecnica del gouffrage, quindi una tecnica estremamente delicata di impressione proprio tridimensionale di carte, di solito sono carte vegetali piuttosto spesse ma altrettanto molto morbide, che vengono appoggiate su dei disegni elaborati in forma tridimensionale e quindi appunto con una pressione questo lascia un'impronta sulla carta. Sono immagini molto raffinate, estremamente delicate, perché spesso appunto sono bianco su bianco, quindi da vedere con attenzione, e dove Riboni elabora spesso forme astratte, giochi geometrici, tutt'altro che improvvisati. Ecco, se a volte il Riboni più informale ci può sembrare quasi gestuale nel lavoro sulla superficie, proprio per togliere materia, al contrario il Riboni astratto, quello della grafica, è attento alla proporzione, alla misura, al rapporto tra le forme, o quando è grafica in colore, al rapporto tra i diversi toni di colore. L'allestimento, che è stato curato come sempre con grandissima finezza, vi permette proprio di vedere gli appostamenti cromatici e di vedere come sugli stessi toni di colore si lavora in modo diverso, creando davvero gamme di effetti molto, molto ricche. E allora è proprio questo che mi piacerebbe che poteste godere di questo artista: la creatività, la ricchezza, l'assoluto eclettismo e la capacità di elaborare con moltissima fantasia, davvero le tecniche e le soluzioni formali più diverse. Riboni ha una fortissima ispirazione sicuramente, che può essere l'immagine della propria città, l'immagine del contemporaneo, le immagini che assorbe girando. Ci sono alcuni dipinti che richiamano i suoi viaggi, che quindi sono evidentemente le emozioni elaborate e che diventano un supporto, un serbatoio in qualche modo inesauribile, perché poi attraverso molte soluzioni tecniche questo si manifesta nel modo più creativo possibile. È veramente, a parer mio, un artista libero, ecco, veramente un artista libero, perché è uno dei personaggi che ha saputo avvicinarsi alle avanguardie o alle tecniche più moderne o più antiche, ma facendole sue, senza mai esserne schiavo, senza mai duplicare cose già viste, ma davvero interpretandole con estrema libertà. Ecco, allora appunto con questo invito spero che possiate godere di questa bellissima esposizione. Grazie. Allora io adesso vi chiedo di spellarvi di nuovo le mani per un applauso per il nostro sponsor che finalmente è arrivato, e vorremmo ringraziarlo di nuovo. Emanuele, ci siamo io e Gianni, possiamo aiutarvi, e vi auguro una buona serata.